C'è chi è d'accordo e chi no. Non si fa altro che parlare di autovelox in questi giorni nella città di Fano dopo l'installazione dei due nuovi dispositivi a Metaurilia e a Cuccurano. Ancora non funzionanti, il limite consentito sarà di 50 km orari in entrambi i sensi di marcia. In un secondo momento verranno installati a Rosciano, a Fenile e a Fano Sud tra Torrette e Ponte Sasso. Altri 5 invece saranno mobili e posizionati a Sant'Orso e in Via del Fiume. L'intento, ha spiegato il comune, non è tanto far cassa, ma evitare incidenti, soprattutto gravi. Ma cosa ne pensa la gente di questa scelta? E qui l'estate è un via vai di moto e macchine che passano come le schegge, quindi sicuramente fa piacere vedere macchine che adesso vanno piano e sono un pochino più prudenti, ecco. Sicuramente qui è l'ideale adesso, perché anche perché la strada è molto piccola, è molto stretta e c'è un centro abitato e quindi era ora. Vanno molto veloci qui le auto? Assolutamente sì, purtroppo. Quindi pensa che questa sia una soluzione ideale? Penso di sì, speriamo perlomeno. Una strada, fra l'altro, teatro di incidenti non indifferenti? Anche, purtroppo. Sì, questo tratto di strada purtroppo ne ha visti tanti nell'arco del tempo. Troppi incidenti, troppa gente che va forte. Quindi è un'ottima soluzione? Ma no, per me sì. Il limite è troppo basso, poteva essere secondo me 60 all'ora, non 50. Non è che ci sia tutto questo bisogno, magari non si fermano tanto volentieri ai passaggi pedonali, quello magari così rallentano un po' di controllo male non fa. Adesso non vedevo una grandissima esigenza, però vedo che la gente ha problemi a attraversare i passaggi pedonali, perlomeno farà buono per questo. Speriamo che almeno vadano più piano e almeno si fermino quando la gente vuole attraversare. Quindi le macchine qua vanno molto veloci? Sulla Flaminia vanno molto molto veloci, sì. Questo limite di 50, secondo lei è giusto? Dovrebbe essere un po' più alto? No. In un paese insomma va bene 50, quando cercano di attraversare è molto faticoso perché le macchine non si fermano, andando molto veloci. Sono d'accordo perché è un tratto di strada pericoloso, quindi aver installato l'autovelox è sicuramente una cosa positiva per tutelare anche la sicurezza dei cittadini. Il limite del 50 che cosa pensa? È eccessivamente basso a mio avviso, però ovviamente. Quanto dovrebbe essere secondo lei? Beh, io non lo so, ma sui 60 forse è più, no? È meglio telecamere rispetto ai disusori di velocità, secondo lei? Secondo me sì. E va bene perché la velocità è troppo elevata e la sicurezza ne va a rischio. Superano abbondantemente 80-90? Sì. Quindi 50 va bene, secondo lei? Sì. Se fosse qualche chilometro in più non guasta, però va bene così. Una maggior sicurezza per i clienti, anche perché qui col parcheggio quando si esce molta gente sfrecciava, quindi adesso è molto più sicuro. E magari se era un pochettino più alto, perché comunque è una strada nazionale molto trafficata, magari qualcosina di più si poteva fare, anche a 70. Ovviamente qui poi dopo la gente fa anche gli 80-90, quindi...